Play. Ciao a tutti scuole pesciolini, sono Mami di dell'Italia Sharks e vi do il benvenuto in questo primo episodio di una forse lunga serie, non sapremo, dipenderà come sempre da voi, in cui vestirò i panni di un giovane cercatore d'oro. Quindi la storia che vi racconto è quella di un nuovo e del più giovane cercatore d'oro. Sì, perché erano dei vecchi bacucchi di solito, ecco perché il più giovane, cioè cavolo, c'ha la mia età, anche se sono forse un vecchietto rispetto a voi, ma è sempre più giovane del più vecchio, dei più giovani dei ricercatori. Che cazzo sto dicendo? Vestiamo i panni del ricercatore d'oro e il cappello del ricercatore e andiamo in partita. Devo ammettere che le immagini disegnate sono veramente carine. Devo anche ringraziare gli sviluppatori di questo gioco che mi hanno gentilmente regalato una key di Steam. Il gioco lo trovate su Steam, circa costa una ventina di euro e stava in offerta. Sembra veramente veramente carino. Io brevemente vi do due cenni sul gioco nel frattempo che c'è il caricamento. Ovvero è un gioco in cui dovremo costruirci il nostro, da quello che ho capito, la nostra piccola industria per raccogliere l'oro, quindi cercare di automatizzare questo processo e diventare sempre più ricchi, sempre più milionari, sempre più gigantescamente, schifosissimamente ricchi. Bene, quindi il nostro lavoro sarà quello di diventare ricchi nel migliore dei modi possibili. L'unica cosa che penso che saremo da soli. Sto iniziando un tutorial, ma non lo farò completamente con voi, ma è giusto per iniziare, perché ragazzi, non conosco un cazzo di questo gioco, quindi vi darò degli spezzoni di questo gameplay, che per me è un tutorial, per voi sarà il gameplay, il gameplay solito. Ok, io sono qui dentro, il gioco lagga un attimino, non so quanto, sì, lagga tantissimo, non un attimino, devo abbassare un po' la grafica, va? Perché questi giochi in pre-alpha non sono ottimizzati. Decisamente meglio, siamo passati dal livello ultra a livello medio. Intanto potete vedere in alto a destra che abbiamo l'avanzamento del tempo, dei giorni, la temperatura e quante once, oz sarebbe in inglese, le once di oro abbiamo. Ok, quindi con la Z ci fa vedere i controlli. Fantastico, bellissima questa cosa che velocemente fa vedere tutti i controlli. Ok, dobbiamo semplicemente entrare in questo camioncino del... Il camioncino del... Tor Engine, ok. Come cazzo ti accendi, maledettissimo. Ok, l'abbiamo acceso. Ah, devo pure togliere il cazzo di freno a mano. Ok, va bene. Non pensavo fosse... Che cacchio di tasto è? Oh mio Dio, non lo leggo! Che minchia di tasto sei? Devo iniziare a provare i tasti a minchia. Trovato. Ok, vai. Abbiamo tolto il freno. Piano con sto furgoncino. Non so quanto sono vecchio, non so come si gira la telecamera. Però dobbiamo stare un attimino attenti, che sto guidando un furgoncino. Porca di quella paletta! Vuoi andare cazzo piano? Ma che cosa c'è? Una Ferrari, non è un furgone. Oh mio Dio, ok, io voglio scavare un po' di oro, quindi i nostri amici a casa vogliono vedere che scavo dell'oro, quindi per piacere mi fate andare... Oddio, scusate se vi sta venendo il mal di mare, spegnete subito il video, saltate questa parte, non è colpa mia, faccio veramente schifo guidare sta roba. Oh, io voglio uno di quelli, no, io voglio uno di quelli, va bene. Allora, siamo arrivati, penso, al punto in cui dovevamo arrivare, penso, cioè il parcel, che cazzo è la parcella? Oh, e poi ci sono quei momenti in cui hai la stranissima sensazione che devi andare in un cazzo di posto lontanissimo e non sai come arrivarci. Se c'è una cosa gialla che illumina il cielo fino alle nuvole, penso che non sia un richiamo di Dio, ma è il punto in cui dovremmo andare. Io come cacchio ci arrivo là? Allora, qua siamo arrivati al parcheggio. No, signor parcheggiatore, non le voglio dare neanche un euro, mi fa schifo. Io me ne vado. Oh, sì, ho trovato la strada subito. Benissimo. Non so se... Oddio, sì, penso che stiamo andando proprio nel punto giusto. Ce la farà sto furgoncino di merda ad arrivare lì su in montagna? Dai, bello. Non sarebbe meglio avere una Panda 4x4? No, sto furgoncino di merda. Va bene, io intanto vado a lavorare e a scavare qualche montagna per pigliare tanto dello... Ops, l'ho ammaccato. Cazzo, la ditta si incazzerà. Ok, siamo arrivati esattamente dove... Aspetta, cazzo. No, il freno a mano, dannazione. Porca di quella paletta, sto gioco è troppo... Oh, ah, devo pure spegnere il motore. No, io voglio lasciare la macchina accesa. Non me ne frega un cazzo, sono un riccone di merda e io lascio la macchina accesa.
Oh sì, consumami benzina e riempimi tutto qua dintorni di fumi. Allucino. Però figa sta macchina, non è proprio una macchinina di merda schifosa, eh. Ok, sembra che io debba attraversare una cascata. Le waterfall sono delle cascate. Grazie. E iniziare a setacciare dell'oro. Il modo in cui inizia. Oh, col maiuscolo si corre benissimo. Ah, vedi, c'è un puntino qui nello schermo che non è un mirino, quindi penso che sia dove dobbiamo andare. Pick the metal tube. Ah, sì, esattamente. Dobbiamo. Va bene, non ho. Non ho delle mani. Vabbè, forse spero che me le installeranno un giorno. Ah, e devo andare in quella cascata che vedo lì. Come cazzo ci arrivo? Di qua, penso. Minchia, non vedo un cazzo, c'ho sto coso davanti. Porca di quella miseria. Vai, corri. Ok, allora riempiamo sto coso nell'acqua. Il gold pan, come si riempie? Vabbè, facciamo così. Ok. Ora andiamo alla tenda e ce la beviamo. No che non ce la beviamo, perché qua ci stanno le nostre belle pepitozze d'oro. Dove cazzo passo? Ma porca di quella paletta. Ok, avevo già un secchiello pieno di oro. Ok, devo metterlo qui sopra? Sì. Come si interagisce? Use. Ah, ok. Ah, ok, così, semplice. Che cacchio c'è? Quattro pietroline di merda hai fatto cadere. Ma veramente? Ma c'era un bordello di roba, ragazzi. C'era un bordello di roba. L'avete vista pure voi? Era piena. E vabbè, ma che cazzo devo fare? Ok. Ok, quindi con questo secchiellino di merda prendo le pepite, li metto qua dentro e li sciacquo qui. Come si interagisce con la E. Ok. Quindi lui ora dovrebbe... Ah, okay, devo fare sta roba qua. Penso di sì. Sì, ma io sto agitando. Giovane, perché non vi pulite? Porca miseria. Ops, ne ho persa qualcuna. Ho fatto una grande minchiata. L'ho versata tutta nell'acqua. Ho fatto una minchiata. Ma scusi. Allora, no, mi faccia capire un attimo. Mi ridia questo. Io non ce l'ho più. Non c'ho più le pepite. Ok, l'ho appoggiato qua sopra, mo che cazzo faccio? Le ho perse, stanno nella bacinella. Non mi sembra una buona idea. Va bene. Dovevo premere il tasto sinistro per scendere, va bene. Be careful not to lose your gold. Sì, il gioco mi ha appena detto di stare attento a non perdere il mio oro. Ma mi sa che l'ho perso. E mo che cazzo faccio? Che cazzo glielo racconta questo? Ah, ora dovrei tipo... Dovrei toglierti l'acqua. Che cazzo devo fare? Ma porca di quella paletta. Ah, sto spostando... No, non ci sto capendo una minchia. Ok, facciamo lo sciopero della fame. Ah no, cazzo, siamo qui per raccogliere dell'oro. Dannazione. Perché mi si è rivoltata la scodella? Io non ho più pepite di oro. Come cavolo le prendo? Perché? Non sto capendo questo gioco. Mi sa che non diventerò per niente ricco. Dopo 10 anni sono finalmente riuscito a parcheggiare il mio furgone vicino a questo macchinario qui e penso che io debba agganciarli. No. Hook the wash plant to the back of the... no, scusi, può richiuderlo. Madonna, che casino che sto combinando. No, deve andare un attimino più avanti, signore. Porca miseria, non riusciamo ad agganciare un cazzo. Ma possibile che lei non riesca a capire un cazzo? Io devo agganciare un cavo dietro al furgone, non ci devo aprire il cofano sopra. Ok. Sono alla distanza giusta. Wow, ma quanto sono forte! Come cazzo ha fatto a spostare una cosa del genere da su? Va bene. Allora, dobbiamo andare a parcheggiare tutta sto popò di roba vicino al nostro escavatore. Va bene. Che è praticamente dove? Lì. Ok. Allora, vado vicino all'escavatore. Quindi stiamo costruendo... Piano piano che mi si scassa tutto. Stiamo costruendo la nostra... come si chiama? La nostra fabbrica, la nostra industria di oro. Quindi questa cosa penso che produrrà o comunque diciamo sciacquerà tutte le nostre pepite senza perderle. Non come abbiamo fatto noi prima, insomma. E le laveremo proprio come un'industria. Comunque notate un po', mi sembra di stare in un film horror dove non ci sono guidatori nelle macchine. Se non l'avete visto, guardate bene vicino al volante. La macchina si guida da sola, non abbiamo un personaggio, non abbiamo delle mani. Fantastico ragazzi, fantastico. Vabbè, diciamo che li perdoniamo perché è una pre-alpha e perché mi hanno regalato il gioco. Che dite?
Sì, scaricate pure, sì, sì, poggiate questo generatore strano qui, come cazzo si poggia? Con la E. Ok, no, un po', no, poggialo meglio. Ok, ma perché devo fare il minchione sempre? L'avevo poggiato bene. Ok, poggialo. Appoggiato. Ok, fantastico. Chiudi. Andiamo. Andiamo che dobbiamo attaccare la nostra fabbrica. Non abbiamo guadagnato ancora un cazzo di oro. È passato un giorno. No, bugia, non è ancora passato niente. Per fortuna. Forse perché siamo in tutorial mode e prevedono che siamo degli handicapaci completi per far funzionare le cose. Ma va bene. Non ci resta che collegare l'energia alla nostra wash plant, alla nostra industria di lavaggio. E poi dovrebbe cominciare tutto, penso. Porca di quella zozza, il freno a mano, dannazione! Dove cazzo corri? Vieni qua! Ma porca... Mi dimentico sempre che queste cazzo di macchine vanno girando per i fatti loro. Si ferma qui col freno a mano. Oh mio Dio, quanto cazzo è difficile sto... Uno lo attacchiamo qui e l'altro lo attacchiamo qui. Oh, fantastico. C'è un cavo che va nel terreno ma non fa niente. Il mio generatore è perfettamente vicino alla nostra, come si chiama, alla nostra washing plant. Madonna, ma se me le facessero prendere tutte insieme le cose. Ma che due coglioni, mi stanno facendo andare avanti e dietro. Però una cosa che non ho provato a fare con questa macchina carina, con questa, la macchina del cercatore d'oro, la chiameremo così d'ora in poi, è... Vediamo se si possono fare le sgumate con il freno a mano. Vediamo. Insomma, carino. Vabbè, insomma, non vengono tanto bene. Pensavo di farti qualcosa tipo Fast and Furious, ma a quanto pare... Ho distrutto un paletto! Dannazione, siamo più attenti che qua si pagano i danni. Sì, siamo riusciti ad accendere sto cazzo di generatore! Ok, ora ci abbiamo il nostro secchiello. Qui dentro in macchina, se non mi apre il cofano in faccia. Ok, che cazzo ci devo fare? Devo mettere questo... Ah, ok, lo devo mettere qui sopra. Ok, sì. Ora che altro cazzo mi serve? Ma che palle! Ma quando cominciamo a fare i big money? Ma io che cazzo l'ho scaricato a fare sto gioco se devo stare solo a fare i lavori qua di casa? Ma che due maroni! Penso che devo andare a prendere qualche altra cosa. Attenzione, paletto! Ne ho fatto fuori un altro. Mi stavo ponendo giustamente una domanda, ma la benzina qua non finisce mai. Col cazzo che non finisce mai, guardate in basso a destra, dannazione. Finisce non solo e rischia anche di rompersi la macchina. Questo è un big problema. Oh no, il freno a mano, il freno a mano. Ma porca di quella, ma porca, guarda, io e sto freno a mano non andiamo per niente d'accordo. E qua si sentono un macello di rumori, penso che vi abbassero il volume con questo generatore. Allora lei venga qui, mi metta il tubo per terra, per favore. Ah, devo prendere pure quello verde. Ma che palle! Hai rotto le palle, gioco! Ma che due coglioni! Vabbè, intanto scarico sta roba. No, gioco, mi stai facendo veramente girare i coglioni. Una volta che avevo scaricato tutto, ma avevo scaricato tutto vicino lì a quella zona, no, tu mi dici di mettere la cazzo di la pompa d'acqua vicino al fiume, ma sei un pezzo di merda cornuto, sei, eh. Attenzione al paletto, non li voglio far fuori tutti. Ora stai a ricaricare tutto, vai vicino alla cascata. Che due maroni, gioco. Comunque, a parte gli scherzi, ci divertiamo, io faccio battute, eccetera. Però, ragazzi, questo gioco è veramente super, super realistico. Cioè, guardate, mi sta facendo collegare un filtro dell'acqua a... Se riuscissi a collegarlo. Un filtro dell'acqua a sta cosa. Come cavolo lo collego? Ecco, devo mirarla bene. Devo mirarla... Oh, sì. Vabbè, comunque, sto collegando il filtro dell'acqua a questo tubo, se riesco. Ok, fatto. E ora devo collegare il lato che non ha, diciamo, il filtro dell'acqua alla pompa che ho messo già vicino al fiume. Fantastico. Ok, come ti collego? Penso che ti devo mettere a terra. E ti collego? Sì, direi di sì. Ok, io l'ho collegata alla pompa. Però la pompa mi si è sminchiata un attimo. Vabbè, mettiamo sta roba qui dentro nell'acqua, perché io so che qua ci sta l'oro. Cioè, vedo, preveto. Ok, vabbè, c'ho la pompa sminchiata. E il tubo è diventato magicamente lunghissimo. Non pensavo fosse così lungo, onestamente, sto tubo. Senta, signor gioco, mi ha fatto sminchiare tutto. Signor gioco, ma dannazione. Vabbè, accendiamo la pompa. No, devo attaccare... Ah, gli devo attaccare il tubo verde. Penso che sia quello che dovremo andare poi ad attaccare di là alla nostra, diciamo, al nostro macchinario. Per...
No, questo dobbiamo andare a fare. Connect wash plant and water pump with green, hose. No. Allora, quindi questo lo collego ora qua alla water pump. Da qualche parte, da uno di sti lati. No, vabbè, seguiamo quello che mi dice il gioco. Il gioco dice di andare di là. Andiamo di là, che te devo dire. Provo a fare la minchiata. Sto salendo in macchina con il tubo in mano. Mi fa entrare e mi porto a spasso il tubo per caso. Oh, mi porto a spasso il tubo, oh mio Dio. Impossibile questa cosa. Non mi sto portando a spasso pure la pompa, vero? Oh mio Dio, ragazzi, sto per sminchiare il gioco, secondo me. Sto facendo le cose più stupide. Ce l'ho ancora in mano il tubo, vero? Cioè, se scendo ce l'ho ancora in mano. Per favore, fermati un attimo, che devo vedere se ho fatto cazzate. No, non ce l'ho più. Porca di... Sto gioco mi sta facendo rincoglionire. Ho ricominciato il tutorial tutto da capo. Infatti, se vedete in alto a destra, stavolta sono riuscito a prendere le pepite di oro. Ne ho 0,14 once. Ho messo tutti i tubi come cazzo dovevano essere messi, perché non riuscivo più a mettere il tubo verde nella vecchia partita. Ovviamente non ti fa salvare. Non mi riconosce più questa zona. Se io metto la pompa qui, vedete, non me la riconosce, non mi va avanti il tutorial. Però in compenso sono riuscito ad attaccarci tutto. Infatti vedete uno. No, ora non me lo fa neanche più attaccare, no eh. Dannato gioco. Ok, tu ti sei attaccato. Quella è la pompa, l'acqua, che sì, quello è il cavo che pompa l'acqua dal fiume. Ok, ora la pompa funziona. Infatti vedete che ci stanno le due icone verdi della benzina e dell'acqua. Ora se faccio switch dovrebbe iniziare a funzioni. Penso di sì. La benzina ce l'hai? Ciao bello. Sì, sta funzionando perché si muove un po'. No, non lo so se sta funzionando. Andiamo a vedere nella nostra diciamo industria, la wash plant, se sta funzionando. Anche perché lì tutte le icone sono a posto, però non mi riconosce la posizione per la pompa dell'acqua, quindi non mi fa andare avanti il tutorial. Ma stiamo scherzando, mi fate girare i coglioni facendo così, eh. Vediamo un po' se arriva l'acqua. Excuse me, sta arrivando l'acqua. Aggira la manovella. Aggira la manovella. Switch. Ok, Forse funziona qualcosa. Non fa niente, non me ne frega un cazzo che insomma non diciamo magari non è andato avanti il tutorial, pazienza. Però dovrebbe funzionarmi tutto il fatto apposta e dovrebbe sparacchiare la roba qui nel secchio, forse. Sempre se non è spento la pompa. Non funziona una beniamata ceppa. Forse sarò costretto a riniziare per l'ennesima volta il tutorial da capo. Che due maroni, non ci posso credere. Cioè, per far funzionare il tutorial lo devo rifare tre volte. Ma state scherzando? Va bene, abbiamo capito che la pompa dell'acqua è un po' buggata. Cioè, sta facendo ammazzate con il mio camion. Stia tranquilla, la tolgo subito da lì. È una pompa indemoniata. Per piacere. Non mi faccia cose strane, signora pompa dell'acqua, ma perché sei così buggata? Fai veramente schifo, dannazione. Ok, ora ho trovato una cazzo di manovellina vicino alla pompa dell'acqua che mi ha permesso di accenderla. Forse ora funziona di là e forse sta iniziando a produrre dell'oro. Però il tutorial non funziona una minchia, fa veramente schifo, dannazione maledetta. E voilà, sta funzionando la nostra macchina che ci pulisce la terra, l'acqua e ci fa cadere le pepite di oro. Oh yes, non funziona il tutorial, però questo secchio si sta riempiendo di oro. Infatti vedete, forse tra una mezz'oretta, 15 anni, sarà pieno e lo potremo togliere. Fantastico. Aiutami, aiutatemi ragazzi. No, ma scusa, l'acqua la sta buttando? No, sta prendendo le pepite, vero? Questo secchio sarà pieno di oro tra poco, vero? Donazione, sono pieno di... Incredibile! Dopo tre volte che faccio sto benedetto tutorial, sono riuscito finalmente a far andare avanti! Sono arrivato al punto che mi deve dire di accendere la pompa dell'acqua senza avere pompe dell'acqua buggate. Oh my god. Ok, va bene, questo l'avevamo già provato. Ci dice di andare nel track qua. Vabbè, sì, perché dobbiamo andare sicuramente di là a quella testa di cazzo a far funzionare dell'altra roba. Head toward the mobile. Ah, ok, sì. Sì, prima ci fai andare a piedi fino lì, perché deficiente di un gioco ci hai fatto andare a piedi prima, perché non puoi caricare il cavo nel track. E mo ci dice di andare qua. Vabbè. Facciamo finta che sia tutto a posto. Ok, ora dobbiamo attivare tutta sta roba.
Benissimo, che l'avevamo già visto prima, però ora lo stiamo facendo col tutorial, quindi dovrebbe funzionare. Che cazzo ci dici? Vai nell'escavatore. Oh mio Dio! Oh mio Dio, cos'è questo coso gigante? Questa è una cosa che mi piace tanto. Ah, forse ecco perché non funzionava, perché noi dobbiamo mettergli la terra lì dentro. Come cazzo si entra? Ok. Turn on engine. Penso che sia sempre sì, la stessa. Dig for... Ecco perché non funzionava. Come cazzo si scava? Ah, devo lasciare... Ok. Ok, come... Come si scava? Oh mio Dio. Break... Turn... Break... Indietro... Turn left... E turn right. Ok. E ora che cazzo faccio? Ok, sto coso è un casino da usare. Ma porca di quella puttana! No, me lo dovete far dire. Ok, operator mode, drive. Ah, ok. Con lo shift. Ah, ok, così ci spostiamo con lo shift. Ok. Sì, va bene. Gentilmente si giri. Ma io dove cazzo scavo? Dove mi pare? Perché cammina strano sto coso? No, 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 no. Forse ok. Ok. Deve andare avanti e dietro. Avanti e dietro. Si è bloccato il coso. Vabbè. Allora, diciamo che in questa zona io devo scavare. Ok, cambiamo e andiamo in excavator mode. Ok, alzo sto coso. Allargo. No, apri il braccio con la R. Ok. No, spento il motore. Ma porca di quella miseria, che casino! Quanto è difficile usarlo. Ok. E ora per tirar su con la F. No, forse devo averlo un po' aperto prima. Ok, sto diventando bravino a guidare sto coso. Praticamente ci sono due modalità di comando. Sono riuscito a mettere il 2% di terra. Figuratevi quanto cazzo di tempo ci ho messo. 10 minuti che sto qua a smanettare. Vabbè, comunque sto coso bene o male sto riuscendo a guidarlo. E cerchiamo di non distruggere magari il nostro generatore. Ok, gentilmente. Sì, sì, si gira? No, col cazzo che si gira. Allora, qua mi fa girare tutta la piattaforma. Sì. Ok. Ci raddrizziamo un attimo. Fantastico. Ok, ho invertito i comandi. Vabbè, non fa niente. E in pratica sono riuscito a scavare qualcosa. Infatti da qualche parte qui dovreste trovare i miei buchi. Se riesco a uscire da cazzo qui, porca. Ok, vi voglio vedere come faccio a scavare. In pratica io alzo tutto il macchinario, lo apro completamente. Poi, ok, poi lo buttiamo completamente giù. Se io premo, continuo a premere R. No, devo prima un attimo aprirlo. Ok. Poi se continuo, se lo metto completamente giù e... scusa, scendi, per favore, grazie. Ok, con R quindi lo sto ancora di più aprendo. E ora però devi venire un po' da me. No, porca miseria, ora che stavo registrando, perché ho fatto sta cacata? No, forse lo... Ok, così si fa. Vai, Mamid. Vai, chiudi. Non far volare la pietra! Ok. Allora, siamo riusciti a scavare. E ora tutto quello che abbiamo scavato lo dobbiamo andare a mettere in quella cacchio di cosa, se riesco ad avvicinarmici senza far casino. Perché io faccio cadere un sacco di pietra a terra. Non so perché, cioè non sono bravissimo proprio a guidarla, eh. Devo essere sincero. Forse mi devo approcciare da questo lato. Proviamo un po'. Ora, stesso concetto, però dobbiamo... Allora, gentilmente, mi faccia salire di più il braccio. No, non me lo fai salire, va bene. Fai così, poi apri. Apri. Ok, è scesa tutta la terra. L'1% solo. Ma qua ci mettiamo un anno e mezzo. Ma dannazione. Ok, dopo circa una mezz'oretta di sto coso qua che non so usare, ho imparato più o meno ad usarlo e sono riuscito a riempirne, vedete, non so se si legge, aspettate che mi metto in una zona, il 93% ragazzi, 93% non basta ancora, ora mi dice di fare, guardate quanta ne ho buttata fuori, un macello. Comunque, ora dovrei andare a separare la magnetite dal, che cazzo è che devo fare? Non lo so, ora devo andare a fare un'altra roba. Devo andare a prendere sicuramente delle altre cose e montare altre cose.
Oh, non si capisce un cazzo. Il problema è che se io ora stoppo, non posso salvare il gioco. Quindi, visto che non posso salvare il gioco, che andrebbero tutti persi questi, diciamo, queste cose, e non è che il prossimo video poi posso continuare a farlo su sta roba, io continuo a registrare, ragazzi, verrà un video un pochino più lungo, ma pazienza, ve lo godete fino alla fine e poi mi dite se volete un altro episodio su questa roba. Quindi continuiamo, devo prendere sto Magnetite Separator, vabbè. Allora, a giudicare da tutta la roba che mi ha fatto prendere, due secchi, un cavo, un macchinario, sembra che devo montare una centrale nucleare. Ah, il mio scavatore sta ancora lì, ma guardate quante montagnette che ho combinato. Oh mio Dio. Allora, ok, quindi dobbiamo praticamente montare sto magnetite qualcosa. Il penso che sia un separatore di magnetite, ma non ho idea esattamente di che cosa debba fare. In ogni caso ci dice di metterlo qui, speriamo che non si bug il tutorial, se no siamo fottuti perché io non lo rinizio da capo. Ah, vedete, dovrebbe dividerci il gold dalla dirt. Ok, quindi devo collegare il generatore con il magnetite separato con un cavo giallo, quindi ha un'elettricità inferiore, sembra. Ok, peccato che il generatore sia assolutamente dall'altro lato, va bene. Quindi connettiti. Ok, praticamente abbiamo montato sto coso che prende l'acqua dalla nostra pompa e penso che faccia la separazione delle pepite d'oro rispetto alla terra. Quindi, ora che abbiamo, penso, riempito il nostro secchio qui, penso di sì, sì, è pieno. Ok, prendiamo il secchio, lo svuotiamo qui dentro. Sì, lo svuoti, vero? Sì, sta svuotando. Put the bucket under the wash plant. Ok, quindi lo andiamo a rimettere qua sotto, cioè, perché così in teoria può continuare. In teoria, però se non gli metto altra terra non fa un cazzo. Lui ha finito di processare. Ok, quindi il bucket con l'oro è quello di destra, ovviamente c'è anche scritto. Benissimo. Pour the gold into the small pan. Allora, io non lo metto nel furgone perché se poco poco si ribalta io non prendo un cazzo di oro. Dato che non hanno ancora proprio ben bene aggiustato, insomma, tutti sti bug con questi oggetti, tant'è che si inciampa ancora nei cavi, cavi che ogni tanto partono per i cazzi loro, eviterei di fare questa roba. Quindi facciamo lo stesso principio che abbiamo fatto prima, solo che prima voi non l'avete visto, ora sono diventato bravo anche a fare questo. Quindi svuotiamo sta roba qui dentro. Ok, quindi mettilo qui giù. Benissimo, prendi la small pan, facciamo la stessa roba di prima. Ok, slowly agitate the water. Ok, prendiamo un po' di acqua fresca, un po' più giù, un po' più giù. Ok, vedete che si iniziano già a vedere le pepite. Io pian piano pulisco, non mi dire che quattro pepite di merda, cioè, ma microscopiche. Turn right the earth. Sì, vabbè, 5 pepite. Siamo a quota 5 pepite, vediamo chi cazzo ne tira fuori di più. Io continuo a scuotere. Scuoti, che scuoti, bello, scuoti. Oh, oh. Allora, prendiamo un altro po' di acqua perché era troppo sporca. Oh, cacchio. Troppo, troppo sporca. Enter the gold. Sì, aspetta un attimino che devo finire. Cioè, c'è ancora dell'acqua sporca, dell'acqua di merda. Ok. Vedete, abbiamo, no, 4 pepite d'oro. Quindi ci entriamo nella modalità... pescatore d'oro, che cazzo ne so. Si prendono una per una. Questa che è la più grossa, gigantesca. Quante once ci vale? 001, che merda. Quindi non c'entra un cazzo quanto è grossa. E tu quante once ci vali? Mo questa ne vale 0,5. Ecco, 0,05 non ha senso. Non sono ancora collegate alle dimensioni, ma va bene così. Questa valeva 0,6. Lì ce n'era un'altra lì in mezzo. Ti giuro che ti ho visto. Pezza di merda, ti ho visto. Vai, vieni qua. Pezza di schifo. Dove cazzo? Non ti riesco a prendere. Maledizione. Oh. Anche l'ultima pepita è stata presa. Ok, ora dobbiamo andare... sì, via tutta sta merdina che non ce ne facciamo niente, grazie. Sì, la svuoti, grazie, la butti tutta qui dentro. Usciamo da questa modalità e quindi praticamente dovremmo riniziare il processo da capo. Ragazzi, sei tutto così gioco, giuro che lo disinstallo all'istante, cioè due palle. No, vabbè, sta cosa non l'avevo vista. C'ho scritto dietro al mio scavatore minatore. Non si può vedere. Ma è magnifica sta cosa. Ma è bellissima. Ok, ora penso che devo far benzina. Grab the steel rope. Ok, non ne ho idea di come cazzo si faccia benzina. Me lo spiegherà il tutorial. Sì, sto andando a prendere un altro cazzo di cavo. Sto per riuscire, dopo un'ora e mezza di manovra, a collegare il benedetto scavatore a questo cavolo di deposito di... No.
È troppo corto. Ma porca di... Ah, sì, perché ho invertito. No, 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 no. Allora, tu... devi... tu... dove cacchio stai? Pensate che ho deciso anche di ribaltare il... qua, il deposito. Perché... non lo so. Pensavo non potesse... non riuscissi a, a farlo funzionare. Oh mio Dio. Ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta, signori. Signori e signori, ce l'ho fatta. Ok, ora se ti... oh mio Dio. Oh mio Dio. Il loader dove cacchio è? Il loader... lì in fondo dobbiamo andare... Piano con questo co... scusa, ma non puoi alzare un altro pochino, gentilmente? Grazie. Ok, ora addrizza un po' qua sto coso. Piano. Oh mio Dio, ma meno male che non esplode sto coso. Ma quante cazzo è difficile sto gioco? Ma porca di quella pupazzola. Ok, io no, ufficialmente non vedo un cazzo. Quindi se io facessi così sarebbe opportuno, perché così magari vedo un po' di più. Ok, benissimo. Andiamo a depositare il fuel tank qui, che non ho idea di dove cacchio sia. Oh mio Dio, no, non mi farai andare lì dentro ora. Attenzione. Non finirà mai sto tutorial. Ma no! Ma si è rotto il cavo! Ma come? Ma che cazzo? Ma no! Ma come si è rotto il cavo? Ma quale cavo rotto? Scusa, allora, innanzitutto sgancia tutto qua prima che si rompano gli altri centinaia di migliaia di cavi, grazie. Sganciati pure... scusa, signore, si sganci. Dannazione, sto puntatore di merda. Quale cavo si è rotto? Si è rotto sto cavo! Ma perché? Ma che pezzi di merda? Sei veramente stronzo, gioco. Ma veramente stronzo. Ok. Li ho staccati tutti. Li ho staccati tutti. Questo non è attaccato. Li ho staccati. No, non mi dire che ora si bugga tutto perché si è rotto il cavo. No, è perché mi girano i coglioni. Mi incazzo come una bestia e mi girano i coglioni, eh. Se succede una cosa del genere mi incazzo. Li ho staccati tutti. Ragazzi, si è rotto il cavo e si è bloccato il tutorial, sicuro. Sicuro come la morte, guarda. Ok, non si era buggato il gioco, semplicemente dovevo finirli di staccare, non tanto dal tank, ma quanto dal nostro scavatore. Ora dobbiamo far benzina, quindi oltre a essere cercatori d'oro, ragazzi, qua siamo anche benzinai. Allora, ok, sì, qua. Beh, ma non sta facendo benzina. Al paese mio questo non significa far benzina. Signore, devi aprire sto cazzo di coso. E infatti, perché devo mettere la pompa di benzina qua. Ok, stiamo riempiendo pure questo scavatore gigantesco. Quanto cazzo sarà difficile da guidare ora sto coso? Non ho idea. Cioè, no, vabbè, incredibile. Mi stanno facendo pure sostituire i pezzi dello scavatore. Ma quanto è figo sto gioco. Ci fa fare qualsiasi cosa. Cioè, siamo degli scavatori. Dobbiamo aggiustare i macchinari. Dobbiamo far spostare roba. Tu fai schifo, sei vecchio, brutto e non ti voglio più. Penso che, avendo visto dei martelli, penso che bisogna pure riparare le cose. Fighissimo. L'unica pecca è che ancora lagga un po', un botto, non un po', un botto. E l'altra pecca è che c'è ancora un po' pieno di bug, le cose non è che funzionano proprio alla grande. Però essendo una pre-alpha ci sta. Allora, risaniamo, aggiustiamo la nostra betoniera, come cavolo si chiama. Ok, sì, chiudiamo il motorino qua dietro. Oh mio Dio, siamo pronti per guidare questo coso gigantesco. Get into the loader, sì. Oh sì, oh mio Dio. Allora, turn on engine, arm up, ok, arm abash, ok, come cacchio funziona sto cosa? Drive to the big pile of dirt, ah, dobbiamo togliere sta cosa. Oh cacchio. Come funzioni? No, cammina bello, cammina, non ti ribaltare. Cammina. Perché non funziona? Sta funzionando, sto guidando un macchinario gigantesco. Chi se ne fotte dei paletti, li distruggo. Piano. Questa cosa praticamente, da quello che ho capito, ci serve per sistemare un po' la terra. Tipo questa terra qua. T-blade up, ok. E invece G-blade down. Ok, quindi questa la metto giù.
e andiamo dal nella nostra montagnetta di terra che sta lì dietro. Oh mio Dio, che cosa ci fa fare sto co... Ma guardate, ci stanno i giri al minuto che fa. Ci sta la pressione del... Oh, ti sei bloccato? Stupido di un cazzo di gioco. Ok, abbiamo preso la nostra terra e ora la scarichiamo con sto coso gigante nella nostra macchina pulisci soldi, anzi pulisci pepite, se ci riesco, perché non è che sia proprio una cosa semplice. Ok, ora in teoria se faccio così lui scarica, giusto? Se ce n'è. Allora, mi sa che non ne ho preso un cazzo. Benissimo. Ok ragazzi, devo dire che non è stato semplice, il tutorial non è finito, però ci dice di raccogliere un'oncia di oro, è troppo lungo, non potendo neanche continuare, cioè stasera me ne devo andare via, cioè so 4 ore al pomeriggio che sto appresso a sto gioco. Se vi piace questo gioco, io proverò la modalità free, quindi senza insomma il tutorial, per cominciare a giocarci seriamente. Tanto le meccaniche le ho capite, a parte qualche minchiata, qualche bug qua e là, però diciamo che con l'escavatore si fa molto ma molto ma molto prima. Detto questo, io vi ringrazio per la visione e spero che vi sia piaciuto questo video. Per supportare me, il canale e la serie, vi prego lasciate un like, commentate, ma soprattutto condividete il video. Ci vediamo nel prossimo episodio. Se siete arrivati fin qui, hashtag escavatore con la D di Dore, escavatore pro. Ci vediamo nel prossimo episodio. Un saluto Sharks a tutti, ciao.